Io ho frequentato il liceo scientifico Bertrand Russell con indirizzo liceo scientifico opzione scienze applicate e nel corso di 5 anni è sempre andato tutto molto bene, non ho mai avuto problematiche e personalmente, essendo una scuola comunque abbastanza piccola, mi sono sempre trovata molto bene. In quarta e in quinta avevo diverse opzioni tra cui scegliere, perché ovviamente nei primi anni del liceo pensavo che avrei fatto medicina. Poi, man mano che la scelta si è avvicinata, dovevo anche pensare a eventuali piani B. Comunque, il test di medicina e il percorso in medicina non è assolutamente semplice. Ho pensato di fare ingegneria all'inizio, al quarto anno. Ho fatto i test per ingegneria al quarto anno, che purtroppo non ho passato. E al quinto anno diciamo che è balenata l'idea di fare chimica, cosa che poi alla fine ho effettivamente scelto, anche se in realtà era il mio piano B, però i miei insegnanti diciamo che hanno appoggiato le mie scelte, nessuno mi ha sconsigliato in una direzione o consigliato in un'altra. Subito dopo la laurea triennale non ho avuto dubbi circa il proseguimento degli studi, quindi ad oggi sono iscritta al secondo anno della laurea magistrale in scienze chimiche, sono rimasta sempre in Unimi e ad oggi, in questo preciso momento, sono in tesi. In Unimi a scienze chimiche la durata della tesi è di un anno solare, quindi nel corso di un anno ognuno di noi si reca presso i laboratori, che possono essere o i laboratori dell'università, oppure dei laboratori esterni affiliati alle università o addirittura in aziende esterne che ovviamente si occupano di chimica e lavorano per un intero anno presso questi laboratori da cui avranno del materiale alla fine, avremo del materiale alla fine sul quale scrivere una tesi. In particolare in questo caso sto lavorando in un laboratorio affiliato all'Università degli Studi, nel quale vengono fatte delle analisi di tipo chimico su dei materiali biologici forniti dai ricercatori di altre facoltà. Quindi un ricercatore che esegue degli studi, mi viene in mente ad esempio le ricerche della settimana scorsa sul plasma della pecora, è interessato a capire esattamente cosa è presente al suo interno, manda i campioni presso il nostro laboratorio e nel giro di qualche settimana otterrà esattamente il resoconto di tutte le specie chimiche e biologiche che sono presenti al suo interno ed eventualmente, in caso di richieste speciali, anche la quantità di quella specifica sostanza che si trova all'interno dei campioni. Quindi la mia giornata tipo è: mi reco presso questo laboratorio a Milano, dove mi vengono assegnati dei compiti da fare per la giornata, nel quale si divide in preparazione del campione, in quanto non tutti i campioni possono essere analizzati chimicamente esattamente così come sono, e le analisi vere e proprie, che sono delle analisi prettamente strumentali, ma che però, nonostante ciò, necessitano comunque il controllo da parte di un operatore che conosce ciò che effettivamente sta succedendo all'interno della macchina. Una persona in generale si appassiona a quello che sta studiando solamente nel momento in cui effettivamente ci mette le mani sopra. Quindi io sono entrata in università con le mie conoscenze pregresse delle superiori. Alle superiori mi ero appassionata ad una certa branca della chimica. Una volta arrivata in università, ovviamente avendo approfondito degli ambiti completamente diversi, ho trovato delle branche che non conoscevo e del quale mi sono assolutamente appassionata. Il percorso mi ha assolutamente soddisfatto, soprattutto in magistrale. In triennale diciamo che il percorso è piuttosto lineare, quindi ci sono quelle materie e quelle materie giustamente vanno fatte. Si possono scegliere solamente due corsi a scelta, che possono essere sia del corso di laurea stesso che ad esempio in altri corsi di laurea. Mi viene in mente chimica degli alimenti, che da noi non c'è, però è una delle scelte presente in un altro corso di laurea che possiamo scegliere. Il bello di questa branca che ho preso in magistrale è che ogni singolo corso che io ho seguito e che finirò di seguire nel corso di quest'anno è stato scelto da me. Quindi l'intero piano di studi è stato costruito da me personalmente in base alle mie conoscenze, a ciò che volevo approfondire, a ciò che mi interessava di più o di meno, ovviamente seguendo delle linee guida obbligatorie date dall'università.
Diciamo che dipende un po' dalle attitudini di ognuno. Volendo si può benissimo fermarsi dopo 3 anni, perché comunque anche in triennale il periodo di tesi è un periodo sperimentale in laboratorio. Quindi comunque alla fine della triennale non si è specializzati al 100% sulla branca su cui ognuno desidera specializzarsi, ma si è comunque un chimico a tutti gli effetti, quindi si può tranquillamente andare a lavorare e trovare lavoro. Ovviamente il consiglio degli insegnanti, il consiglio che mi sento dare anche io personalmente, che sono andata avanti negli studi, e in realtà anche le statistiche dell'università indicano che in realtà la maggior parte degli studenti va avanti nella magistrale perché desidera effettivamente specializzarsi al 100% in una delle branche che preferisce. Dopo la magistrale si può andare tranquillamente a lavorare. I tassi di occupazione di questa laurea sono molto elevati sia nel caso della triennale che nel caso della magistrale e diciamo che gli ambiti nel quale un chimico può lavorare sono moltissimi. Appunto, ognuno legato alla disciplina, quindi organica, analitica, inorganica o chimica fisica, nella produzione, nella post-produzione, nelle analisi e anche nella ricerca, ovviamente. La chimica è abbastanza trasversale in molti ambiti di ricerca. Mi viene in mente la cosmetica, semplici detergenti, oppure la ricerca scientifica per farmaci contro il cancro o cose del genere. Quindi è una scelta molto, molto trasversale, che ti permette di lavorare in moltissimi ambiti, ce n'è per tutti i gusti assolutamente. E il consiglio insomma, per chi potrebbe frequentare questo corso, diciamo che deve piacere, cioè bisogna innamorarsi di questa materia perché è una materia che possiamo studiare sui libri quanto vogliamo, ma alla fine esistono delle cose che non possiamo assolutamente conoscere. Può succedere che abbiamo studiato per giorni e giorni una determinata reazione, poi il laboratorio viene tutt'altro, quindi bisogna assolutamente innamorarsi al 100% del conoscere, ma consapevoli che non potremo mai realmente conoscere assolutamente tutto quello che c'è dietro. Fra un paio di anni mi vedo a fare effettivamente non solo quello per il quale ho studiato, ma quello che mi piace più fare. Io mi sono appassionata assolutamente alle analisi chimiche, quindi se nei primi anni diciamo che mi accontenterò, tra molte virgolette, di semplicemente un lavoro che mi permette di fare quello per il quale ho studiato e quello per il quale mi sto specializzando, a 30 anni mi piacerebbe che il mio lavoro si focalizzasse sulla chimica forense, quindi sulle analisi di stampo forense, quindi sostanze stupefacenti e tutto ciò che ne consegue.